Cari amici, rieccoci, bentornati. Questa sera vi racconteremo la storia di una tabaccheria qui di Torino, che si chiama Tabaccheria Raffaello, che è una tabaccheria un po' alternativa. E lo facciamo appunto con colui che la gestisce, questa tabaccheria, con un ragazzo giovane di Torino che si chiama Andrea Ferroni. Ben arrivato, Andrea. Grazie, grazie Alessa, buongiorno a tutti. Ben arrivato. Ti ringrazio per questa possibilità. Grazie per aver accettato il nostro invito. Vorrei però presentarti un po' per i nostri cari amici che ci ascoltano da casa, perché prima ho detto tabaccheria alternativa. Voi state tentando, correggimi se sbaglio, di erogare, di avere tutti quei servizi che una tabaccheria comunque potrebbe svolgere, per esempio ritiro dei pacchi, erogazione delle carte di credito prepagate, i prelievi dei bancomat, il pagamento, pensate cari amici, di qualunque bollettino, poter fare dei bonifici, una biglietteria pullman e addirittura una biglietteria per gli aerei. State anche lavorando, Andrea, sì. Io mi sono informata, sì, quindi conosco okay. bene, state anche lavorando per avere dei servizi di anagrafe addirittura, sì. e qualche voucher per i mezzi di viabilità elettrici sul futuro. Sui servizi di anagrafe in questo momento sono dedicati alle edicole, però magari per una questione di spazi non riescono ad essere forse erogati come potrebbero, no? Certo. Quindi per aiutare la popolazione, secondo me in tabaccheria potrebbe essere una bella idea. Potrebbe essere una bella idea, sì. E poi in questo momento il comune non lo sa ancora, no? Però secondo diciamo. Me no? L'idea, visto che Torino dovrebbe essere una capitale europea della green mobility, no? Sfruttare al meglio le tabaccherie per poter ricaricare eventualmente un conto unico per muovere poi i mezzi della green mobility, no? Quindi monopattini, biciclette, macchine. Beh, questa è una bella idea. Quindi ricaricare il proprio credito in tabaccheria. Secondo me potrebbe essere una buona cosa in cui il comune può appoggiare e muovere meglio queste attività, visto che si fuma un po' meno, ecco. Certo, quindi bisogna riuscire a compensare, esatto. con qualcosa che poi, voglio dire, qualcosa che sono dei servizi comunque utili poi alla cittadinanza. Esatto, esatto. Com'è nata l'idea di gestire una tabaccheria? Allora, molto bene la domanda. Sì, perché è interessante, sei giovane. Esatto, allora diciamo che ho fatto per 12 anni l'impiegato, no? Sono laureato in ingegneria. Ah, no? Sei un ingegnere. È nata un po' così, per un sentito dire, addirittura per una motivazione un po' personale, nel senso che cambiare la propria vita. Avevi voglia di darci un taglio. Esatto, l'ufficio è diventato un po' complicato, non lavoravo più, secondo me, per onorare questo lavoro dell'informatico, no? e quindi sono riuscito a cambiare, no? ed è nata un po' così, addirittura ero andato anche in Spagna a vedere le tabaccherie. Ma com'è proprio la tabaccheria? Perché dall'ingegneria alla tabaccheria? È un'attività che per sentito dire si sapeva che poteva essere redditizia, no? Adesso probabilmente col carico fiscale, con la vita che cambia, non è più un fiore all'occhiello come poteva essere, diciamo, una volta, no? Certo. E non richiede chissà quale preparazione scientifica, se non cuore e gambe, e voglia di lavorare. No? Si lavora tanto in una tabaccheria? Diciamo, devi farla muovere, devi essere presente, devi voler fare e devi voler bene alle persone. Cioè, tu a che ora inizi la mattina? Allora, in questo momento siamo proprio fortunati perché in 2 anni di lavoro siamo riusciti a strutturarci, perché l'orario nella nostra siamo ancora fortunati, perché c'è i colleghi che possono aprire ancora prima, chiudere ancora dopo, quindi noi facciamo 12 ore al giorno, 6 su 7. Che comunque sono sempre 12 ore, voglio sono dire. Sempre 12 sono ore, ma c'è, quindi io rappresento, sono un titolare da 2 anni, quindi ancora poco rispetto ai vecchi colleghi che da 40 anni erano questi servizi, diciamo, sono dei titolari di una tabaccheria e quindi tanto di cappello a loro, che magari aprono alle 6, chiudono alle 8:30, centri commerciali, certo. ed è veramente dura. Da fuori non si vede, ma poi stai in piedi tutto il giorno comunque. Rischi di stare in piedi tutto il giorno e a seconda del giro che hai puoi diciamo non riuscire neanche a uscire, ecco, per andare a prendere un caffè. Certo. Esatto. Cioè, così. Almeno la pausa pranzo riesci a farla, Andrea? Pausa pranzo quando capita. Quando capita, sì. Adesso va molto meglio, siamo organizzati e secondo me è un nostro punto di forza. Cercare di dividerci il lavoro, di essere figure trasversali.
e non insostituibili. Ecco. Certo, tu dici siamo perché in quanti siete? Siamo in questo momento siamo in quattro più, sì? più me, papà e mamma alle spalle, che devo ringraziare pubblicamente. E dalla regia. Santi genitori, no? Perché... Santi genitori, esatto, esatto. Sì. Diciamo che le tabaccherie nascono da 60 anni almeno, che sono improntate su come impresa familiare, no? Mm-hmm. Però non basta mamma e papà, cioè non basta, e quindi se le famiglie adesso non esistono più, o si fa fatica ad avere una famiglia, certo. Diventa difficile gestirla, soprattutto quando magari hai dei turni in cui devi essere almeno in due. Certo. E se l'orario diventa lungo non è più possibile gestirla probabilmente in questo ambito familiare. Certo. Dove si trova la tua tabaccheria, Andrea? Siamo in Corso Raffaello 14. Ecco perché tabaccheria Raffaello. Esatto, esatto, esatto. Vicino al Valentino, forse una zona ancora fortunata di Torino, per chi magari non conosce tutta Torino, ci sono zone e zone. Corso Raffaello è ancora, secondo me, una zona, una bella zona, con una bella clientela, e si sente qualcosa di bello, ecco. Certo, sì. Questo è importante, perché poi, voglio dire, stando lì, io dico sempre, cari amici, passiamo più tempo al lavoro che quello che abbiamo, tempo che abbiamo a disposizione per la nostra vita privata, no? Quindi deve essere anche piacevole, perché se non lo è, alla fine dura, cioè, esatto, esatto, quindi sono... la nostra missione è quella di riuscire a vivere meglio la quotidianità, altrimenti il lavoro poi ti schiaccia. Certo. Ed è il problema, secondo me, dei giorni nostri. È il problema dei giorni nostri. Esatto. Senti, allora, per far capire, siccome è la prima volta che intervisto il tabaccaio, si dice? Cioè la figura del tabaccaio, l'esercizio commerciale, la tabaccheria, la ricevitoria e tabaccheria. No? Ricevitoria e tabaccheria. Esatto. Come funziona? Cioè, io voglio acquisire una tabaccheria. Sì. Che cosa vado ad acquisire? Devo trovare un posto? Esiste già? Devo acquisire una licenza? Cioè, come funziona il passaggio? Esatto, diciamo, le licenze, c'è un distanziometro tra un esercizio commerciale e l'altro, come per esempio può essere un'edicola piuttosto che una tabaccheria. Cioè, non possono essercene troppe vicine? Non possono essercene, perché appunto lo Stato e i monopoli di Stato, agenzie, dogane e monopoli, tutelano questi esercizi commerciali. E quindi ovviamente è da tantissimi anni che esistono le tabaccherie e gli spazi ormai sono tutti occupati, no? E quindi diciamo si va ad acquistare o comunque a cedere la licenza, no? Da un titolare all'altro. O quindi si compra proprio questa licenza? Diciamo, la licenza poi si compra perché è diventata un'attività commerciale, altrimenti una volta le licenze potevano essere, cioè, possono essere cedute di padre in figlio con qualche marca da bollo e, diciamo, sì, una tassa dei monopoli, no? Però certo. In generale poi oltre a quella c'è tutta la compravendita dell'azienda. Certo. E quindi funziona, è un'azienda a tutti gli effetti. È un'azienda a tutti gli effetti, no, tutti gli effetti. Assolutamente, no? Assolutamente. Sono quelle piccole partite IVA che mandano avanti l'Italia, mi piace dire questo. Mi piace dire questo. Diciamo sì, che andrebbero sfruttate al meglio per dare da lavorare, ecco, perché. Che il lavoro, se vogliamo che ci sia, bisogna crearlo, no? Bisogna che sì, ci sia sempre qualcuno che abbia voglia di crearlo e di mantenerlo. E di mantenerlo, esatto. E trovare le persone giuste. Il team, sì, fondamentale. È fondamentale. Altrimenti sì, non sì. potrei essere qua in questo momento. Questo me lo dicono tutti, devo dire che sì. Non ho ancora trovato un ospite, cari amici di Sfida Vincente, che mi abbia detto no, il team non conta. Cioè, me lo dicono veramente, veramente tutti. Le aziende sono fatte di persone. Infatti. A volte magari con questa... informatizzazione magari o questa spinta verso il capitalismo non si sente più, ma ovviamente in aziende grandi diventa veramente difficile. In azienda piccola c'è ancora spazio umano. Per un po' di contatto umano e di team, ecco. Certo. Andrea, quando ti ho presentato all'inizio della puntata ho detto tutte queste cose che vorresti fare, ma tutti questi servizi che ho elencato prima, sì. Li stai già facendo? Alcuni li fai, altri sono in corso di essere sì, diciamo, non piedi. È che grazie a me che si fa questa cosa, i servizi che ci sono, c'è una federazione dei tabaccai che si muove per continuare a farci lavorare, no? E quindi questa gestione, per esempio, dei pacchi con Amazon è stata
è stata veramente vincente, no? Perché comunque li gestite sì, grazie ai sistemi, tramite accordi tra Amazon, le poste italiane, grazie a Federazione Tabaccai, si è riusciti ad avere proprio un sistema integrato già nei nostri sistemi, no? Quindi mentre giochiamo una schedina si può fare anche del lotto, no? Si può fare anche un ritiro pacchi ed è una cosa velocissima dove il pacco arriva e il cliente, non dico che è già fuori dalla porta, ma riceve subito un messaggio, il pacco viene scaricato dal magazzino e si consegna. Che meraviglia! Sì. Tabaccherie ce ne sono tante ed è un esercizio di prossimità, no? E sono, voglio dire, utili a noi tutti, no? Sì, nelle città sono fondamentali perché, come l'abbiamo detto prima, cari amici, svolgono tutta una serie di servizi, oltre a, che ad avere tutta una serie di prodotti che poi uno può acquistare, che per insomma chi vive in quella zona, in quel quartiere, diventa quasi un negozio di prossimità di fondamentale importanza. Esatto, no? Ognuno di noi ci entra almeno una volta a settimana per qualunque tipo di, no? Sì, non ero mai entrato io, è quello il bello, non ero mai entrato, perché il bollo vita... non pagavo del motorino. A volte la vita, vedi, ti fa cambiare completamente percorso. Bene Andrea, siamo giunti al termine della sfida vincenti questa sera, quindi io ringrazio molto Andrea Ferroni, titolare della tabaccheria Raffaello qui di Torino, per averci raccontato un po' questo suo cambio di vita e questa sua sfida, insomma, che ha messo in atto, e per essere stato con noi. Grazie molte cari amici, anche a voi, torniamo domani sera con un'altra sfida vincente, mi raccomando non mancate. Ciao.